L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Davvero un piacere avere con noi la dottoressa Amalia Bruni, non ha bisogno di presentazioni, ma insomma è ricercatrice, scienziata, dirige da diversi lustri il centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme, tra l'altro è anche fresca di onorificenza al merito della Repubblica, consegnatole proprio qualche giorno fa in occasione della festa del 2 giugno. Ecco, parliamo però di questo centro che lei appunto dirige da un bel po' di anni, perché anche qui sono state fatte delle ricerche importantissime per quanto riguarda l'Alzheimer, e proprio lei, dottoressa Bruni, che diversi anni fa scoprì il gene responsabile di questa malattia. Ecco, purtroppo negli ultimi tempi abbiamo letto notizie, il centro a rischio chiusura, poi no, poi sì, non sappiamo insomma qual è la situazione attuale. Tra l'altro un'eccellenza in una regione come la Calabria, dove per la sanità ancora la cura purtroppo non è stata trovata. Ecco, come stanno le cose? Ci informi. Intanto grazie per questo invito e sono lieta di dare anche la mia voce a questa emittente che si pone in maniera così innovativa all'interno del panorama regionale. Penso che sia una nota da sottolineare assolutamente questa di volere comunque parlare di cultura e parlare di buone notizie, questo è veramente molto, molto bello. E riguardo il centro è dunque una realtà molto particolare, per cui questo fatto di avere fatto nascere con una legge regionale ad hoc, e questo avveniva nel 97, un centro che facesse assistenza e ricerca e quindi si ponesse all'interno delle strutture di ricerca e assistenza che sono gli IRCCS e quindi sono gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, senza esserlo perché di fatto era in un'azienda sanitaria provinciale, ha creato il problema, cioè è nata una struttura che ha lavorato come un centro di ricerca eccellente, producendo sicuramente un'assistenza di qualità, soprattutto perché l'assistenza, e questo è un mio pensiero non solo ovviamente personale,
viene esattamente dallo studio e dalla ricerca. Al momento in cui tu approfondisci, hai l'opportunità anche di offrire di più ai tuoi pazienti. Questo, dicevo, è stato fatto senza l'etichetta corretta e giusta. E quindi questo che cosa ha portato? Intanto le aziende nelle varie declinazioni, da USL ad ASL, ad AST, prima Lamezia, poi Catanzaro, eccetera, a non valorizzare o forse non sapere valorizzare questa struttura. La pianta organica non è stata mai sviluppata e il laboratorio non ha mai avuto un suo sviluppo, per cui aveva dei contrattisti. E al momento in cui anche i fondi, che sono sempre stati erogati a grandi singhiozzi, nel periodo del commissariamento, che continua ad essere quindi con a dare dei grandi problemi anche generali per l'assistenza ai pazienti, si è creata una frattura pazzesca, per cui su questa situazione già di grande difficoltà, che la Santelli devo dire aveva tentato di aiutare a risolvere, perché aveva rimesso dei fondi esattamente per il centro regionale di neurogenetica, la stessa regione, che spesso non sa la mano destra cosa faccia rispetto alla mano sinistra, ha fatto due atti che sono esattamente il contrario. Quindi la Santelli mette un fondo perché il centro possa sviluppare la sua ricerca, Cotticelli decreta con il DCA 62 che il laboratorio di questa struttura, che è un corpo unico, debba essere staccato e debba andare ad allocarsi nella facoltà di medicina della Magna Grecia a Catanzaro. Questa cosa avrebbe dovuto essere seguita ulteriormente da una serie di passaggi burocratici, da carte che non sono mai state fatte, e quindi noi siamo rimasti tra coloro che sono sospesi, i contrattisti che erano contrattisti e che quindi non venivano pagati e non potevano essere pagati perché quest'atto aveva eliminato di fatto il laboratorio, hanno giustamente, poi non avevano un posto stabile, quindi giustamente hanno cercato sistemazione da altre parti, per cui praticamente il centro oggi è completamente privo della sua parte importante, che è quella che ci mette nelle condizioni di fare ricerca biologico-molecolare, ma non solo ricerca, anche la diagnostica molecolare. Noi abbiamo famiglie che seguiamo con mutazioni genetiche, la nostra terra di Calabria è molto ricca purtroppo di queste patologie, e il counseling, che significa la diagnostica presintomatica per figlioli di pazienti che hanno queste mutazioni genetiche, è ad oggi completamente impedita proprio dal fatto che non abbiamo il laboratorio più. Allora, questa cosa ha creato un grandissimo sconcerto in tutta la collettività, persino da Brescia è partita una petizione per raccogliere firme e sollecitare il Ministro della Salute a porre rimedio a questa situazione. Io sono riuscita a incontrare il commissario Longo e il dirigente della salute Brancati ormai almeno quasi due mesi fa, e loro hanno dichiarato la loro disponibilità a emendare questo DCA 62. Questo però ancora non è stato fatto, ovviamente ci sono dei tempi, immagino, non so quando questo si farà, io mi auguro che questo possa essere fatto, perché altrimenti questo centro non è un centro, è un ambulatorio, che è un'altra cosa. Un ambulatorio sicuramente qualificato, ma è un ambulatorio. Ecco, dicevamo, la Calabria non può permettersi di perdere un centro di eccellenza di questo livello, poi lo diceva giustamente lei, è in crescita anche una malattia, in crescita anche per via dell'allungamento, diciamo così, delle aspettative di vita, e in Calabria ci sono davvero, c'è un'incidenza anche molto alta, però insomma ci ha dato una mezza buona notizia, nel senso che possiamo sperare i cittadini calabresi, e non solo, perché è un punto di riferimento veramente per tanti, possono davvero sperare di mantenere questa eccellenza nella propria terra. La pandemia quanto ha anche rallentato, se così fosse? Ma la pandemia sicuramente è stata un,
una devastazione a tutti i livelli, quindi diciamo il nostro sistema sanitario non era minimamente preparato e già lo è nell'ottica della minima normalità, quindi figuriamoci insomma rispetto ad una pandemia, quindi questo ha, come dire, cancellato qualsiasi tipo di agenda. Per cui è chiaro che al primo posto c'è solamente Covid in questo momento e io sono da ormai quasi 2 anni a, come dire, a cercare di far sentire la mia voce e in questo, tra l'altro, non solo come direttore di questa struttura, ma come presidente nazionale della SINDEM, che è la Società Italiana di Neurologia che si occupa di demenze. Io ho messo in piedi un gruppo di studio esattamente nel primo lockdown che ha raccolto più di 90 centri in Italia per capire che cosa stesse succedendo ai nostri pazienti con demenza chiusi nelle case. E abbiamo raccolto 5.000 dati dai caregiver, 5.000 dati relativi ai pazienti, quindi con una survey imponentissima che ci ha fatto vedere come queste persone sono letteralmente precipitate in un disturbo comportamentale peggiorato, in un disturbo cognitivo peggiorato, in un disturbo motorio peggiorato. Quindi questa situazione relativa ai pazienti è importantissima perché è chiaro che noi viviamo una pandemia e una sindemia, come oggi si dice, no? Quindi una pandemia che ha purtroppo dei risvolti che non sono confinati al sistema sanitario, ma che ampliano e sono ampliati su tutti gli ambiti, quindi soprattutto anche a livello sociale. E ovviamente ambulatori sospesi, ambulatori chiusi, abbiamo rimesso, come dire, abbiamo cercato di lavorare in tutte le maniere possibili e immaginabili con telemedicina, una telemedicina ovviamente molto rudimentale, che siano telefoni, Skype, piuttosto che le videocall con WhatsApp, con i familiari degli ammalati, e quindi entrare in soccorso da questo punto di vista, e lo abbiamo fatto egregiamente anche sostenendo, dedicando proprio un ambulatorio telefonico, proprio per le consultazioni, proprio per il sostegno ai familiari dei pazienti, perché è veramente stata una situazione veramente difficilissima. Ovviamente adesso con il discorso vaccini si sta ritornando alla normalità, noi siamo stati tra i primi a riattivare tutti i percorsi, quindi in maniera sicura, ovviamente. Cercando anche di tranquillizzare i familiari degli ammalati che erano talmente terrorizzati da non voler venire più in ospedale. E quindi quando tu hai però dei percorsi che sono attenti, dei percorsi che sono misurati, che sono tranquilli, diciamo, è molto bello vedere che la famiglia a maggior ragione ti si affida, no? Perché ha fiducia ed è questo il ruolo poi fondamentale del medico, no? Quello di, come dire, riscuotere la fiducia della famiglia e dello stesso paziente per delle situazioni di malattia che spesso e volentieri, diciamo, non hanno un riscontro terapeutico sufficiente purtroppo oggi, ecco. Senta, dottoressa Bruni, pensa di aver realizzato tutti i suoi sogni professionali nella sua terra, in Calabria? O c'è qualcosa che ancora vorrebbe fare? Guardi, no, il mio sogno più grande era proprio quello di lasciare questa struttura esistente. Certo. Speriamo, insomma, speriamo che andrà così. Perché io tra qualche mese, insomma, primi mesi dell'anno prossimo andrò in pensione. Il fatto di aver scelto la Calabria, di essere rimasta in Calabria, che è la scelta probabilmente più difficile, altri suoi colleghi, ma anche in altri ambiti, hanno deciso di andarsene fuori anche dai confini nazionali, europei, oltreoceano, eccetera. Lei comunque è una scelta che rifarebbe? E guardi, la mia è stata una scelta dettata dal cuore e dalla testa, per cui se il cuore e la testa mi dovessero rimanere così, sicuramente la rifarei, insomma. Quindi, in fin dei conti, diciamo, la mia storia ha dimostrato che è possibile. È possibile anche in situazioni che sono così complesse. Che ci vuole sicuramente molta determinazione, sì, questo sì, molta testa dura, ma tanti calabresi ce l'abbiamo
quindi questa è una nostra caratteristica genetica che bisognerebbe proprio rispolverare, no? Per aumentare un po' la compliance nei confronti di questa nostra bellissima terra. È chiaro che è difficile, io ho avuto moltissime soddisfazioni dall'avere come dire, camminato su questa strada che nessuno conosceva ancora, quindi sicuramente sì. Tanti mi dicono, ma se lei fosse stata fuori forse sarebbe arrivata prima, forse così, forse così, io non lo so, francamente non ho idea, non si possono fare discorsi del genere. Sicuramente la modalità più corretta e più normale non sembra appartenere al pensiero della terra media calabra, questa è la verità, e questo lo sappiamo e lo viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle. Però è un contributo che io mi sentivo di dovere dare come persona, e poi tra l'altro io sono abbastanza vecchietta da essere vissuta, ero ancora molto giovane nel 68, però insomma quegli ideali 68ini di contribuire al riscatto, no, della nostra terra di Calabria, e se penso che all'epoca stavamo meglio di come stiamo adesso, insomma, insomma, certo, è vero. Grazie dottoressa Bruni. Potremmo continuare a parlare della ricerca che è inesistente non in Calabria, ma in Italia, in tutta Italia. E questo è un altro capitolo, una nota dolente, un capitolo molto doloroso. I fondi per la ricerca bisogna assolutamente incrementare, incentivare e sostenere la ricerca, ma questo lo si dice veramente in tutte le lingue. Ancora forse non è stato recepito abbastanza questo messaggio? No, non è stato recepito, perché purtroppo la ricerca è sempre un qualcosa che poi ti proietta in un futuro, e questo futuro tu come politico tendi a non vederlo perché sei a termine, a scadenza. Quindi il ragionamento è sempre stato che è preferibile guardare il bisogno di oggi piuttosto che il futuro, che purtroppo è l'errore, perché se del resto la pandemia ce l'ha dimostrato in tutte le maniere, no? L'abbiamo visto come praticamente non avevamo più neanche le strutture per fare un'attività minimale, no? Perché tutte le industrie farmaceutiche, anche che noi avevamo in passato, hanno delocalizzato, se ne sono andate, perché appunto non c'erano incentivi, non c'erano ricercatori. Se il ricercatore non ha la sua dignità di lavoratore e deve essere sentito o trattato o bistrattato, chiaramente se ne va, perché negli altri paesi europei, non, senza neanche scomodare gli Stati Uniti, ci sono fior di modalità per gestire i ricercatori, dalle borse, i contratti, ma anche le position, no, di una certa modalità possono essere offerti, per cui insomma uno che qui è tenuto manco 1.000 euro al mese magari riesce tranquillamente, andando via, a guadagnare stipendi che sono pari a quelli di un professore ordinario oggi. Quindi insomma capisce che non c'è proprio concorrenza da un punto di vista economico. E poi c'è un discorso di cultura generale, e quindi la cosa più difficile, ma questo poi lo diceva la stessa Rita Levi, certo, che insomma ricordo, lei ha avuto il piacere insomma di incontrare la madrina ben due volte, insomma con Rita i lavori, diciamo i rapporti sono stati veramente molto stretti, e Rita quando parlava del centro diceva: loro hanno un merito che è straordinario, che è quello esattamente di riuscire a produrre scienza di altissimo livello all'interno di un contesto che è culturale, che è inesistente, perché poi di fatto questo è, no? Cioè la nostra è una terra in cui ci sono delle cose molto buone, perché comunque ci sono delle cose molto buone, però non riusciamo a fare sistema. Nessuno è mai riuscito a fare sistema, e quindi se non fai sistema non fai neanche cultura, e non fai questo salto evolutivo che è proprio della specie umana, no? Quello di arrivare a pensare che tu debba proiettarti nel futuro, perché il futuro significa costruzione di una realtà che tu non vedrai ma che vedranno altri. No. E se tu non metti oggi i tasselli per questo, non potrai ottenere nulla tra 20 anni, 25 anni. E che cosa sarà poi allora di questa terra o dell'Italia in generale? Devo dire che forse
ovviamente regioni più avanti, più avanzate, che hanno anche una pubblica amministrazione efficiente, perché di questo stiamo parlando, adeguata e soprattutto specializzata, sono in grado di utilizzare i fondi europei che la Calabria ha invece chiusi nel cassetto. La Calabria non riesce proprio a spendere, cioè il problema non è che non ci sono i soldi, che la Calabria non li sa spendere, che i passaggi burocratici sono di là da venire, tu fai un progetto, ti danno una risposta dopo 2 anni e nel frattempo è successo di tutto e di più, quindi Assolutamente, certo. Anche qui si aprirebbero dei capitoli sì, ampissimi. purtroppo un problema amministrativo veramente di pubblica amministrazione, si dimanaggia. Assolutamente, certo. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità, la restituiamo al suo lavoro, alla sua attività. Grazie alla dottoressa Amalia Bruni e speriamo di risentirci presto, magari con buonissime notizie. Grazie a voi. Da Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici: Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. È la scelta giusta. Da oggi con REAT ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 € mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82189 oppure al 338 2278 144. REAT ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.